300 città coinvolte in Europa. Sport, arte, tecnologia, ricerca. Meet Me Tonight. La Lombardia, il 28 settembre 2012, dedica un giorno alla ricerca. Le città si svegliano ed iniziano una giornata che sarà ricca di emozioni. Ai giardini di Porta Venezia, i ricercatori con i loro laboratori aperti al pubblico raccontano le attività che svolgono per la ricerca, un quotidiano ricco di passione e speranze. Meet Me Tonight è un progetto voluto dalla Commissione europea per la divulgazione del mondo della ricerca, rivolto alla cittadinanza del vecchio continente. Molti enti, tra università e istituzioni, sostengono attivamente Meet Me Tonight, vetrina della ricerca e dei ricercatori con attività adatte a tutta la famiglia. Per i più piccoli, la ricerca applicata allo sport, all'entertainment, ai giochi più tradizionali, ai più innovativi. Meno giovani, nel frattempo, scoprono con stupore le mille applicazioni che la ricerca ha prodotto negli anni. Anche lo sport, a Meet Me Tonight, ha avuto i suoi vincitori. Quest'anno, per la prima volta, un contest musicale per i ricercatori. Meet Me Tonight Music Festival, The Music Researcher, dove la passione per la ricerca si trasforma in passione per la musica. 10 concorrenti provenienti da tutta Europa si esibiranno sul palco per aggiudicarsi il primo premio del concorso. La registrazione di un singolo in sala d'incisione e la possibilità di esibirsi in due showcase a Casa Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana del 2013. Chi sarà il vincitore? Chi tra tutte le band vincerà il prestigioso premio? Noi no! Siamo qui per dare voce alla ricerca! Un applauso da Milano! Tutte le band si sono esibite e la giuria composta da Eric Buffat, compositore, Patrick di Radio Italia, Matteo Maresi del Rolling Stone hanno decretato i tre vincitori del festival. Chi sono i vostri preferiti? Avete una preferenza? Francesco Facchinetti, con la sua simpatia e spontaneità, ha condotto la gara con grande maestria. Ora ci rivelerà chi tra questi ragazzi potrà incidere un singolo ed esibirsi a Casa Sanremo. Alla posizione numero 3,
vince Raffaele Spidalieri. Sosteniamo la ricerca, quella vera, oltre a quella musicale che mi sembra sia abbastanza in crisi, però sosteniamo quella vera, grazie. Signore e signori, dopo due ore di show, dopo dei voti, dopo aver sudato, dopo aver atteso, troviamo il Mare Suona! I vincitori o la vincitrice o il vincitore di questa serata è o sono, sono Yaron of Fate! Vincitori del Meet Me Tonight Music Festival, Irony of Fate. Meet Me Tonight, a vincere è la ricerca.